Rieccoci ragazzi con il terzo episodio della Kaizo. Ci eravamo lasciati con questo Altaria che ha sconfitto un Rayquaza, un magnifico Gotton Fioc. Oggi in nostra compagnia, oltre Dado, Camper e Kappa, ci sarà anche Joe. Ciao ragazzi, ciao. Dato che Gengar e Milotic sono già usciti, cambiamo i preferiti. Joe, il tuo quale può essere? Ne hai in mente uno di terza gen? Sì, ne ho in mente uno della terza gen, uno dei migliori Pokémon di Frida. È un Pokémon che ho amore e odio perché è una balena. E abbiamo Walrein, va bene. Ma la vera domanda è: c'entra nel cerchietto? No, chiaramente no. Lo vedi, non c'entra in nessun cerchio. È un po' oblargo. E al posto di Gengar, finalmente posso scegliere Kingdra, uno dei migliori Pokémon per vincere la Kaizo. Ah, ci eravamo lasciati con questa Altaria. Analizziamo un po'. Corpo di fuoco che lo fa bruciare al contatto ogni tanto. Abbiamo una speed sotto le scarpe, il che vuol dire che il primo Pokémon con la mossa ghiaccio ci manda il creatore, giusto? Tra l'altro, ti dirò questa cosa, Spawn. Io credo talmente tanto in te che mi sono aperto i file PDF degli strumenti nascosti nei percorsi successivi a Brock, quindi io invece mi sono aperto i popcorn, pensa un po'. Come fare tutti i dungeon, vero Dado? Sì. Si è aperto la guida come resettare il gioco più velocemente. I dungeon tutti full clear, se no non li facciamo. Non siamo arrivati a un dungeon, Spawn, quindi. Ma ho visto anche un po' di Poly Iron Moon League e ho capito perché non ci sei. Perché non ci sono e come ragionare? Perché non posso scappare? È semplice. Ha già perso la mamma, l'ha scambiata per la madre. E Pokémon selvatica, la mamma morta, non si fa scappare. Ti dice: lascia 5 euro per un povero orfano. Ma è la mamma morta o lei è la mamma morta? No, il teschio è della mamma morta. Scusami, che come fa a indossare il suo stesso teschio? Vabbè, non diglielo. È una pratica un po' particolare. Noi abbiamo 10 di speed e se il Pokémon selvatico è più veloce di noi, più difficilmente ci farà scappare. Se un cazzo di Marowak al 6 non ci faceva scappare, abbiamo capito già come andrà a finire. Ed eccoci qua, al Bosco Smeraldo. Ma pure Graveler è più veloce di noi. Voglio dire, è un sasso. Sei più lento di una roccia. Dai, proviamolo. Jasmine? Come Jasmine? Guarda questo Ice Beam che ti arriva in culo. Guarda, ti sta già mandando i bacini che è una... Dai, è un baby Pokémon, non può essere più veloce di te. Però resiste, eh. What? Ma che difesa speciale ha? Sì, ma Smoochum non ci dà esperienza anche, oltre ad essere una merda. Beh, invece. Armato il necessario. Buttalo via. È il turno di Slowking. Comete. Comete è l'unica. Ultimo canto. Bene. Attenzione. Devi sperare di farlo fuori in quanti turni? 3. Porco Giuda! Ma devi sugarmelo! Vediamo cosa impari. Parassi Seve. Mossa bannata. Non la puoi usare. Dado, il tuo tracker cosa dice? Qual è il prossimo allenatore? Guarda, il mio tracker non dice proprio un cazzo, quindi vai pure da quello lì. Gorebis. Ah, beh, bolla. Oh, non troppi danni, eh? Neanche noi, eh? Vabbè, anche tu, eh? Una maratona fra lumache. C'è salita di 0 la speed. Beh. Oh, di 1 adesso. Adesso sì, cazzo. 11 mosse imparate sono tante. Sì, quindi... sono tante, è vero. Bisogna anche arrivarci a impararle. Ma sì, Brock è già nostro. Pit stop rapido. Ingegneri Ferrari hanno fatto il pit stop. Allora siamo messi bene. Posto, cazzo. Okay. Lo metti in campo, non c'è più PP. C'è soltanto scontro. Scontro contro il guardrail. Andiamo da questo. Prendiamolo da dietro. Porygon 2. Lo sento questo profumino di inculato, lo sento, tu lo senti? Hai delle cure nello zaino? La pozione sicuramente, poi non so che altro. Dobbiamo perdere il meno HP possibili perché li paghiamo tutti a tornare al centro Pokémon questi. Non è una brutta onda calda comunque. Sai qual è la migliore delle mosse qui? Tra le quattro? La cui più fare a più B. Non sono cazzate, che la vinciamo. No. Sciotta di prego. E adesso dobbiamo contare i passi. 19 di vita. Devi andare nell'Elba Alta per resettare. Ma non hai più le cure. Non c'è nulla. Me la son tirata. L'unica ragione di andare nell'Elba Alta per resetti ridurre tra uno nell'altro. Figo, ci sta. 1, 2, 3, 4, 5 mi procca. 1, 2, 3, 4. Gira su te stesso. Cerco un Pokémon. Devo fuggirci, ma non è scontato fuggirci. Ma sì, saremo più veloci di Lotad. Ma sì, ormai. Ok.
Ok. Uno, due, tre. Due, tre, quattro. Gira su te stesso. Trottorina Dudu. Ragazzi, cioè, non possiamo fare un'ora di run così. Potremmo fare così. Adesso facciamo un taglio e ci rivediamo al centro Pokémon, va bene? Ma un taglio sulle vene, intendo. Questo taglio. Che cazzo ci arriva? Sulla giugulare, sto taglio. Fammi i seri, su. Gravelle c'ha un speedava, prima. Adesso è cresciuto. Uno, due, tre, quattro. Non devi numeri a caso. 7, 12, 21. Eri tipo avanti di uno rispetto a me, non capivo un'ostia. 1, 2, 3, 4. 5, 9, 74. Porca troia, ambo. Ma sei lo zio simpatico, vero Gappa? Quello che ha i cenoni coi parenti. E avessi uno straccio di parente, forse sarei lo zio. Cazzo ridi, Dado. Sei sulla stessa barca dietro di me. Perché stai solo? No, 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 ma cosa fa? No, no, ragazzi, no, è stupido. No, è stupido. Resetta questa run. Rischia di rovinare una carriera. No. Adesso attivo la regola della Kaizo. Sì. Io volevo catturarlo, ma l'ho ucciso. Quindi mi darò una punizione uguale. Ma cosa vuol dire una punizione? Cosa, tiri fuori una frusta e inizi a frustarti? È tipo Codice da Vinci, no? Adesso inizia a picchiarsi. Sì, pure livello 16. Dai, adesso. Ragazzi, non mi rompete il col... No! Ecco, la punizione della sera. Che sei un cazzo. Mi sono dato una punizione. Ma fermatelo. Non si scappa. Ragazzi, la punizione la sto già prendendo per i cazzi miei, tranquilli. No. È andata, è andatissima. Sì, è andata. Ma dai, questo si chiama karma. Sì. Karma. Again. Ma non sei morto? La piccola, ragazzi, siamo arrivati al centro Pokémon. Robe da matti, di fermina gioia, ci ha dato pure mezzo livello. Dai, su, resetta questa run. Upsidasis. Tutti molto tristi. Ah, Togepi. Bello, bello. Questo con un po' di bacon sta una favola. Questo è quello che dovevo prendere. Ma che è sta roba? Niente. Ma che è sto schifo? Beh, Barboach lo batte Togepi, secondo me. 2,88. Si evolve al 30. Ha comunque più speed di Altaria di prima. È vero. Questa è l'unica mossa d'attacco che hai. L'unica mossa d'attacco che abbiamo. Wow. Sì, vabbè. Gesù. Corpo scontro. Ok. Bagato. Oh no, soffia sulla cartuccia che si è resettato. Radice di giorno. Questa è buona. 200 PS. Ce la spariamo subito nel laboratorio. Ce la spariamo subito nella vena. Nel bosco smeraldo. Nel bosco smeraldo, questa qui ci avrebbe salvato. Sinistra, cominciamo da qua però. Hitmontop. Questo non sarebbe neanche stato male. Cascoon, ok. Questo è veramente male. Dobbiamo sfidare Cascoon con... Bello! Attenzione! Bello questo Lapras! Attenzione! Ha pippato un po' troppo questo esemplare nello specifico, che c'ha le orbite che stanno fuori dagli occhi. Parafulmine! 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 È fortissimo, con magnitudo e falce cannone. C'ha pure agilità nel caso avesse una speed di merda. Che vuoi di più? C'ha la speed di merda. Vabbè, è una tartaruga, tanto dio. Diamogli un nome! Enel. Ma con un parafulmine tutte le mosse di fulmine non ci colpiscono. Leggiamo bene. All single target electric move that use. No, è il contrario. Ora tutte le mosse di fulmine elettro sono 100%. Non è assorbi volt, gli attiri fulmine. Se un qualsiasi Pokémon fa una mossa elettro in tutta la mappa, lo prenderà comunque il nostro Lapras. Ma che bello. Se nella run di qualche tuo collega sparano Thunder, acchiappa a te. Vabbè. Cascoon, tuono. No. Falce cannone. Ha il 50% di hit, però il 100% di dargli lo status. Roviniamolo. Lo sai che leggendo i commenti tratti dai vostri video ho scoperto che le mosse non possono fallire nel laboratorio. Sì, nel laboratorio, esatto. Perché? L'hanno scritto nei commenti. Per questo puoi sparare falce cannone a cazzo di cane. Midbuster, entrano tutte. È la ragione per cui tutti i Pokémon con puro gelo e perforcorno ci scopavano nelle altre run nei laboratori. Lo hittavano sempre. Vediamo quanti HP. Yeah. 1, 2, 3. Dai, dammi un altro livello, ti prego. Ok, PS. Sì, bello. Ok, faremo la mossa. Desiderio. Ah, beh. Bannata. Mimi cura. No, è bannata. Al 13 giga assorbimento. Bosco smeraldo.
Ah, questo non possiamo perdere. 4 mesi di falce cannone. E uno. Il primo è arrivato. Aspetta gli altri 4. Ok. È entrato. Vigore. Vigore in tuo specchio velo, prima o poi accadrà. Snorlax! Piano. È free exp. A magnitudo non è super efficace, però. Allora, dolce bacio per confonderlo. Bacino della buonanotte. Oh. Vabbè, normale che è confuso, già dormiva. 8 è alta. Con 2 l'hanno raso al suolo città. Porco. Con molto meno. Porco. Non gli ha fatto un cazzo. Finché è confuso si attacca da solo, non è un problema, giusto? Giusto. Hai vinto 3-50-50 comunque. E ne hai persi. Però sto perdendo tutti i 50-50 di falce cannone. Sotto carica. No, una mossa che ti uppa le mosse elettro. E sta caricando il tuono. La prossima mossa elettro fa più. Ma no. Oh, è entrato falce cannone. Lo paralizza, sì. Solo non fosse. Scioltezza! Che cazzo è scioltezza? Ma guarda là, sta tutto nel chilling. È tutto shakerante. 9, no, stavo intanto dei roll di magnitudo fuori di testa. C'è solo un piccolo problema, non so se è notato. E questo prende 2 danni. Aia. Oh, aia. No. Qua anche stab, È normale. Oh, Confondilo. Se lo battiamo è fottuta tanta esperienza. Io immagino che tutto il bosco smeralda è stato raso al suolo da quei magnitudo, ma Snorlax se ne batte la minchia. Lui sbadiglia ancora, sa mangiare bambù. Una mossa che non missi, magnitudo. 4. Va benissimo. Ha un HP tanto. Ma è necessario andarsi a curare. Ora... Ma è necessario, Giova. Ma pensaci bene. No, dai. Ma mi curo solo per i pipì di falce cannone, mica per. Perché mica ne ho 13. Così almeno può missarli tutti, sai. Raticate. Vabbè, questo non dovrebbe essere un problema. Siamo tornati dai bassi fondi di Roma. No, il problema è che le trovi anche nelle zone di livello di Roma. Beh. Abbagliante, che cazzo è la mossa di Latios? Oh Cristo. Il Raticate che non doveva essere un problema improvvisamente. Ma no, abbiamo le pozze. Vai, tempo di usarla. No. Cioè, se ti entra un abbagliante e cripta, sei morto. Troppe probabilità sbagliate. Ma in 2 turni viene giù uguale. Non è più confuso. Palla clima. Questa è giusto per i danni che gli servivano di abbagliante. Mo te fai fari. Avevo pure un iper. Va bene. Fuoco bomba. Questo non fa una sega, Questo non fa una sega. No, è danno normale. È danno. Non fa una sega. Che è successo? Ma Giuda, va bene. Com'è che non fa una sega, Spawn? Attacco speciale alto, bro. Prova a schiacciare reset. No. Special attack alto, defense alta. Ma è una domanda, perché lo stai mettendo se tanto il tuo Pokémon adesso viene scopato? Ho iperpozione radice energia, che cazzo vuoi? Ne ha 5 di quelle, le misserà anche. È confuso, cioè, le ha tutte. Ecco, li hanno abbaglianti qua. Certo, le misserà tutte, Sì, 2 volte. Difesa speciale calata. Sì, dai, reset. Dai. falce cannone, speri che entri e fai realizzi. Sì. Io non pensavo che un Raticate fosse veramente il run killer di oggi, eh. Non è, sei arrivato alla confusione. Non può attaccare. Ma è paralizzato. Le opzioni quali sono? Le opzioni sono confonderlo e quindi si deve giocare il 50-50 di paralisi, il 50-50 esatto. Di dolce bacio, il 15% di probabilità di bissare fuoco bomba. Ok. Però anche abbagliando ti manda al creatore perché hai difesa speciale bassa adesso. Sì, lo killa. Ci curiamo. Sì. Però se tu ti curi, poi continui a scalare PS. Invece se tu lo confondi, lui ha soltanto un 25% di tale. Sì, dovresti provare dolce bacio, sì. Ma tanto voi parlate tanto di statistiche. Questo passa attraverso para, confusione, tutto un po' e ti scopa. Sai qual è il problema, Dado? Che noi parliamo tanto di statistiche, ma quello è un topo e non sa leggere. Curati, forse è il caso, dici che può entrare quel falce cannone. Ma quando abbiamo usato iperpozione, ragazzi? Prima. Pure quella abbiamo usato, io quando... Ero contento di averne 2. Vabbè, dai, un'iperpozione, una pozione e un radical energia contro Raticate mi sembra buono. Veleno spina, l'ha intata. Okay. Mossa meme. Ti frenava, ridevo come un pazzo. Il magnitudo 9 morirà. Abbiamo sprecato 420 PS di cure per 36 in totale, probabilmente. In fondo non è stato un problema. Porca roia, quel cazzo di topo. Che mossa impariamo? Dragospiro. Dai, non si 60 butta. 60 danni però può dare lo status. Di agilità 20 pp sono buonissime comunque. Sì, poi è speciale, noi abbiamo speciale. Dai. La stiamo vibando. Oh, pip. Ah, beh, questo. Proviamo anche Dragospiro. Proviamo la nostra nuova mossa.
Guarda come picchia. Mamma mia. Probabilità di crit molto alta questo Lapras. Prossima mossa la impariamo al 19. Mentre incontriamo Brock, penso. Sì, incontriamo Brock. Cioè, stavo riflettendo sul fatto che se tu avessi scaricato una ROM con dei problemi, non si fosse programmato il gioco dopo Brock, comunque ancora non l'avremmo scoperto. Domanda, che Pokémon aveva il rivale? Cascoon? Cascoon. Ma forse Cascoon gli si è pure evoluto nel frattempo. Cascoon si evolve in Zapdos, mi sembra. Sì, in questa particolare mod si evolve in Zapdos. L'ho letto da qualche parte, credo di sì. Sì. Beh, lui vuole farsi prendere da dietro. Questo è evidente. Mister Mimmo. Lui sarebbe un difensore speciale di natura, però chi ne sappiamo qua? Lui sarebbe qua un clown di natura. Che culo. Entra anche la paralisi. Soddisfacente come risultato. Psiconda. Questo è stab. Questo fa male a prescindere. Ma no, è rimasto con uno di vita. Boh, bomba. Che culo. Easy. Ma ragazzi, ma bisogna vincerli questi 50-50 all'inizio per andare avanti. Tempo del rivale. Vediamo il fra cosa c'ha. Vabbè, ma il bro qui c'ha Cascoon. È diventato un weightlifter, un alzatore di pesi. È diventato Danny Lazzarin. Ok, cominciamo bene. Magnitudo. Magnitudo è l'unica, sì. Un roll onesto. Nella media, sì. Oh, difesa. Porca troia. Petalo danza. Petalo danza. Il creatore. Attenzione. Oh! Non molla! Pazzesco! Lo ha fatto per te, ha visto tutti i flashback dei migliori momenti che avete passato assieme, non ha potuto mollare. Allora mi sa che ti tocca provare a confonderlo. Ah, sì. Beh, già che entra è una buona cosa. Attenzione, non è ancora finita. È confuso. Non mollare. È confuso. Forza è nel non moll... Ma non così tanto confuso. No! E niente, si chiude di nuovo i PDF che tanto non serviranno oggi. Post. No! E non sapevo manco mai di cosa si è evoluto Cascoon. Allora, ricordate i Pokémon preferiti. Kingdra, Warren e Blaziken. Ci sono in basso, li vediamo. Unknown A. Non male, eh. Vabbè, lo fai diavolo, Unknown A. Exeggutor non era male. Oh, però. E che ci fai con questo? Vabbè, lo niente, prendo un cazzo proprio. Vabbè, lo prendiamo, aspettiamo che arriviamo al 56 e lo evolviamo. E al 56 diventa un bel Cascoon. Vabbè, siamo contro un unknown, ragazzi. Ce lo possiamo anche fare. Beh. Immagina perdere da unknown Y? Ma quanto era? Quanto è randomizzato? Si randomizza sempre unknown, hai visto che figo? Unknown A, il tracker dice unknown P e questo è unknown Y. Secondo me lo ritroviamo diverso dopo. Ti addormenta? Tanto te lo addormenta. Si addormenta. Per iniziare. Addormenta. Moonlight. E si è anche curato. Boh. Con Octazooka non c'è possibilità di abbassargli la precisione, no? Perché tanto siamo... niente. No, perché tanto c'è un bel crit. No, cazzo, era bellissimo. Ma unknown, cosa vorrà mai fare? Una lettera? Vediamo un po' qua, i nuovi amici che ci presenta il professor Oak. Brillum, questo è carino. Buono. Neanche male. Questo è un Politoed ancora più buono. E a destra che ci abbiamo? Un Rattata? Machop. Vaffanculo. Ma se lo chiami Bimba, che nome gli dà? Interessante. Però attenzione, è un easter egg interessante. Magari si chiamerà Dino anche così. Ma la chiama Daniel, esatto, tipo. Damiana. Rossana. Dai, pensaci un po' tu. Rossana e Damiano. Una love story. Ah, vediamo che ci offrono. Medite. Sicuramente interessante. Sembra che abbia lo yogurt in testa. Wingull. E a destra si aspetta un Gardevoir. Joey, bombi o passi? No, ti prego, ti prego. No, ragazzi, lo bombo. Sto disinstallando Discord dopo aver sentito. Non ho appena cercato Gardevoir Rule 34. L'altra sera con i nostri amici abbiamo fatto la tier list di Smash Fest di tutti i Pokémon. E in quegli amici non c'ero io, ci tengo a sottolineare. Io spero di dimenticare quel che sto sentendo. Però guarda King da come ti guarda con quella bocca. No, non vorrei andare in discorsi esagerati, però poi ho controllato per curiosità la top 100 Pokémon scopabili dalla community che si scoprirebbe i Pokémon. E c'era tipo Lickitung e Weepinbell altissimi in classifica per la forma della loro bocca e della loro lingua. Damn, bro. E ho detto tutto. E poi c'era Machamp anche molto alto perché aveva tante braccia. Ma che poi il cazzo è uno, bro. Cosa c'è? Non vi potete immaginare la mia espressione in questo momento. Dovresti vedere il mio cazzo invece.
Allora, Gardevoir, come dire? Fango, palla, clima, storia di raggio, non male, dai. Ma sì, ma la vera domanda è top tier in questa list? Ma 5-18 non è che sia proprio fuori di testa, però... No, non questa list, l'altra list. Ah, Gardevoir è sì, in top 10 ci dovrebbe stare. Naturalmente, cazzo. Il primo è Lopanni. Smash. Porca roia. Yeah. È stab. È stab. Lo stabbino. Questo 150 più stab l'ha fatto. Dammi un nome che non sia Ivano. Ralph. Spacca tutto. Fabio. 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 Palla fumo. Ah, questa qui andiamo a vendercela nel bosco smeraldo. Mica guarda quanti acquirenti là dentro. Piccolo figlio mosche. Avrei un po' una palla fumo da venderti. Quando la conversazione inizia con Uefra, ha già capito che è un acquirente. Allora, abbiamo destra. Quindi non prendiamo Ipom. Buono. Va bene. Non prendiamo Squirtle. Squirtle. Ma prendiamo. Cazzato. C'ha già i cucchiai in mano. È cazzatissimo, eh. 4,90 di BST. Ma delle mosse che fanno ridere. Sì. Però sonnifero che entra al 100% nel laboratorio. Ma tu ti rendi conto che ha la Kazama 22 d'attacco e 10 di attacco speciale? Oh, shit. Ma sarà un attaccante fisico, non sarà Kazama. Cosa gli è successo al mio ragazzo? La speed ce l'abbiamo. Fanginia. È stab. Sai che fa male, eh? È stab, sì. 95 stab. Diciamo che bisogna fare 3 tartigli. Beh, finché dorme non c'è problema. Oh, porco Giuda! Bassa difesa per Squirtle. E difesa diminuita. Ma è tutta una combo questo Alakazam. No, si è svegliato. Squirtle si è svegliato. È buio. Super efficace? Sì. Ma meno male che ti ha attaccato per primo. Se ti attaccava per secondo, ti one shottava. Ma se attaccava per secondo, era morto. Già. Contro ogni previsione. Ma oddio, contro ogni previsione. Alakazam contro Squirtle. Allora, ci lasciamo qua con Alakazam, ragazzi. Grazie a Gio di averci fatto compagnia. Grazie K e Dado anche, come al solito. Prossima run a 15.000 like con Alakazam livello 6. Fisico. Tech. Ciao. Ciao ragazzi. Viva. Ciao.